In vista di Expo 2015, naturalmente il settore delle costruzioni è importante, è strategico, ma purtroppo questo settore sta subendo una crisi veramente grave all'interno della crisi globale. A distanza di pochi mesi, i caschetti gialli sono tornati in piazza per protestare contro quelle che considerano delle vere e proprie vessazioni. Servizio di Ilaria Tettamanti. Presidente De Albertis, dopo il 13 febbraio, con la giornata della collera, oggi il mondo delle costruzioni è tornato in piazza contro 100 vessazioni da cancellare? Sì, il 13 febbraio la collera era già stata manifestata, si era già manifestata con un impegno a collaborare col legislatore, con la pubblica amministrazione. Oggi questo impegno lo decliniamo nuovamente. Abbiamo scritto questo cahier de doléances, abbiamo individuato 100 vessazioni, cioè 100 tra leggi, regolamenti, norme e usi della pubblica amministrazione che nei fatti impediscono agli operatori di investire, di lavorare e quindi di progettare. Ecco da qui queste 100 vessazioni che noi speriamo possano essere eliminate. Non ci siamo limitati quindi a individuarle, non ci siamo limitati a dire chi è il soggetto vessante, ma abbiamo anche scritto la soluzione legislativa per poterle eliminare, per poter semplificare tutto questo apparato che rende la nostra vita difficile e che alla fine premia proprio chi le regole non le rispetta. Le prime tre della classifica di queste vessazioni. Ma è difficile dire quali sono le prime tre. Io posso solo dire che le abbiamo divise in cinque ambiti, quelli che riguardano l'edilizia e l'urbanistica, quelli che riguardano i lavori pubblici, quelli che riguardano la finanza in genere, quelli che riguardano il fisco. Ce n'è per tutti, sono 100, non c'è, credo, un peso o una graduatoria. Questa testimonianza che è veramente il nostro mondo, che è un mondo vasto, un mondo enorme, un mondo in profondissima crisi, è veramente oberato da norme, spesso fine a se stesse. La gestione di queste norme è spesso puramente formale. Noi abbiamo bisogno invece di poche norme, dobbiamo smetterla con questa esondazione normativa che continua. Abbiamo bisogno di poche norme efficaci e poche norme che ci portino a fare e non a fermarci su montagne di carte che invadono i nostri uffici. La sua immagine della situazione dell'immobiliare in questo momento di crisi? Allora, per quanto riguarda il settore, sicuramente sconta quello che è la parte economica del paese, che è in una fase recessiva e quindi automaticamente credo che anche tutta la filiera immobiliare risente di questa recessione. Una ripresa sicuramente non potrà essere a breve, anche perché prima di una ripresa bisognerà anche riprendere l'economia. Molte delle aziende, anche le nostre, in particolare le agenzie immobiliari, stanno pagando uno scotto molto alto, anche perché le transazioni sono ridotte rispetto al 2006 di quasi il 50% e di conseguenza anche gli incassi all'interno delle nostre aziende si sono ridotti più o meno uguali. E quindi alcuni hanno ridotto il numero del personale, quelli che sono riusciti a ridurre il numero del personale, ma molti altri hanno dovuto anche chiudere proprio l'attività. Marco Accornero, che è il segretario dell'Unione degli Artigiani della provincia di Milano, oggi molte categorie si sono riunite qui contro 100 vessazioni. Quali sono quelle che pesano maggiormente sul mondo artigianale? Certamente l'artigianato tocca più gli interventi più modesti e spesso riqualificazioni, ristrutturazione, bene anche quando si tratta di recuperare il patrimonio edilizio per giungere all'autorizzazione completa dei vari enti, dei vari passaggi che deve affrontare una piccola impresa artigiana, possono passare anche 2 anni. Sembra assurdo, ma per recuperare un immobile e ristrutturarlo, un intervento può richiedere solo per la parte burocratica 2 anni di tempo. Sono tempi inaccettabili, significa mantenere capitali fermi, avere l'incertezza del diritto, cioè non si sa se e quando un intervento potrà essere fatto. Questo ovviamente rallenta l'attività economica e talvolta lo impedisce e comunque ne fa aumentare grandemente i costi. Questa giornata vuole significare che al di là
del sostegno economico e della ripresa economica che tutti noi attendiamo, molto si può fare con riforme a costo zero, semplificando la burocrazia e la macchina burocratica. Lionella Magic fa parte della FIMA, ovvero gli intermediatori immobiliari, dei dirigenti appunto immobiliari. Oggi siete tornati in piazza, oltre al caschetto si è aggiunto anche un mantello nero. Cosa rappresentava questo mantello nero che abbiamo visto sfilare qua? Il mantello nero rappresenta la negatività in cui ci troviamo e quindi la situazione di grande blocco in cui siamo. Dobbiamo nasconderci dietro questo mantello nero perché è tutto talmente incredibile e complicato che bisogna far capire che il mantello nero copre un velo di negatività che abbiamo da affrontare quotidianamente. Che blocca maggiormente il mercato immobiliare in questo momento? Il mercato immobiliare è bloccato sotto tanti punti di vista, la pressione fiscale, le banche, l'insicurezza del futuro, l'incertezza del domani, tantissime cose bloccano il settore immobiliare, ma quotidianamente tutte quelle procedure, tutte quelle situazioni in cui uno alla fine si ritrova che non sa bene cosa fare, quindi divento proprietario e poi che cosa mi aspetta? Cosa vi aspettate adesso dopo questa manifestazione di oggi? Un po' di buona volontà da parte della politica che si rende conto veramente di quali sono le necessità del popolo. Sembra di essere ritornati nel Medioevo, le gabelle, negatività, la paura, la situazione. Ci vuole la collaborazione tra Stato e Paese, da un punto di vista costruttivo e pratico.